Elisa, ci sei? Buon pomeriggio. Ma buon pomeriggio da Sanremo! Eccoci qua! Abbiamo l'uomo della notte, Nicola! Sì, ciao, ciao Bianca, ciao a tutti! Grandissimo Nicola, il matatore dell'altro festival! Bravo. Di grande successo! Di grandissimo successo! In onda stiamo ovviamente facendo tutte dei le numeri. Dei numeri su Rai Play che ho fuso il modem, te lo ricordi il modem? Come no, certo. Nicola, senti, come voglio sapere però un tuo parere, un tuo giudizio su questo esperimento cross mediale che voi state facendo quest'anno. Sì, beh, il parere non solo mio, ma di tutti, sai, del direttore, la nostra mitica Elena Capparelli, che è una donna fantastica, sono entusiasti proprio perché la vera sorpresa è nella diretta, cioè in quelli, sai, quando tu produci un contenuto su internet viene spacchettato e poi nei giorni fa un sacco di visualizzazioni. Esatto. Ma la vera sorpresa sono le centinaia di migliaia di persone sveglie nel cuore della notte, perché noi ormai andiamo in onda a che ora avete finito ieri? Alle 3:15. Ah, così. Alle 3:15. E sei già sveglio, pronto, così. Mattino. Io sono, devo dirti la verità, mi sveglio abbastanza presto, alle 10. Alle 10, però poi mi riaddormento, quindi mi sono appena svegliato. Allora, grazie per essere qui con noi, Nicola. Io avrei una domanda. Sono venuto per Nicola, voi. Prego. Nicola, ciao, sei bravissimo, ti seguiamo con tanto ciao, affetto. Jonathan. Ciao tesoro, ho una domanda, ma non me ne volere, però te la devo fare. Sì. Domenica Elisabetta Gregoracci compirà 40 anni. Voglio sapere, uno, se ti ha invitato al compleanno, due, se le manderai un WhatsApp per fare degli auguri. Tu guarda, sei veramente molto guarda. Volentieri, molto volentieri, gli auguri glieli faccio anche da qua. Tanti auguri, Elisabetta, assolutamente. Bianca, tra l'altro, Nicola è fortunatissimo perché durante la notte i suoi ospiti si spogliano proprio facendo delle confidenze. Quindi io ti volevo chiedere, Nicola, in queste notti qual è l'episodio più curioso che è successo? Perché qua a Sanremo succede di tutto, si vive proprio 24 ore al giorno. Assolutamente. Sì, ma no, allora, ci sono stati, ovviamente, è un programma che vive di improvvisazione e di molte jam session musicali, quindi le parti musicali sono state strepitose. C'è Morgan che ha rifondato il suo gruppo, i Blu Vertigo, telefonando all'altra metà, no, a Andy, che era a casa a Milano alle 9 di sera, lo ha chiamato e gli ha detto: Andy, io stasera sono da Nicola Savino all'altro festival, vieni da me, vieni. E lui ha preso la macchina, è partito ed è venuto qui appositamente per fare questa cosa. Quindi alle 9 era ancora a casa sua a Milano, a mezzanotte e mezza l'una era qua. Fantastico. E poi è tornato. No, guarda, è la magia di Sanremo. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Ma Morgan si esibirà stasera o no alla fine? Non abbiamo capito. Morgan perché minaccia. Ho sentito qualcosa, no, minaccia, insomma, credo che volesse un po' più di prove. Esatto, di sì, prove. Però possiamo confermarvi che esattamente in questo istante si stanno svolgendo le prove per la serata di questa sera e Morgan c'è. Allora. Quindi okay. Allora, però io volevo fare un'altra domanda, anzi non una domanda, volevo mostrare una foto di Nicola e volevo un commento da parte di Carla Gozzi. Prego. Bellissimo. Adoro Carla. Vuoi ciao, fare un commento? Ciao. Senti, chapeau per questo scatto. E devo dire che hai superato anche naturalmente il tuo collega vestito da lotta greco-romano per la conchiglia. Complimenti. Carla! Posso dire però, è messo meglio Savino di Achille Lauro. Lì dove non batte il sole hai vinto tu. Bravo, bravo Nicola. Io sto sudando, ve lo dico. Ascoltami una cosa, Io non ho conchiglie, è come una siamo calmi. Vabbè, allora, ragazzi, bambini, non c'è tua figlia. E no? Qui mia figlia sta all'asilo. Allora, dunque, intanto vogliamo ricordare, Elisa, quale sarà la tua missione questa. Non riesci a stare seria. Guarda che non riesci. Sono abbastanza colpita. No, posso dire una cosa seria invece? Dimmi, devo fare i complimenti alle nostre sarte, alle nostre costumiste, perché noi non è che abbiamo in anteprima i look dei cantanti. Cioè, vero, io vero. Ero davanti alla televisione, stavo cenando qui proprio, tra l'altro, qui al Palafiori. Palafiori.
E ho visto Achille Lauro con questa tutina, ho detto la dobbiamo fare anche noi, la facciamo anche noi. Quindi in due in due ore l'hanno fatta loro con tutte le... Brave! Stavo per mandarle a un sexy shop, perché in un sexy shop vendevano una cosa simile, poi non c'è stato bisogno, l'hanno fatto loro. Complimenti alle maestranze che ci stanno dando una grandissima mano, veramente. Elisia, come va la tua missione? Ma guarda Bianca, la mia missione in realtà sta andando molto bene, tanto che ormai non sono nemmeno più da sola, come vedi io sto facendo di tutto e di più, tra l'altro mi ha detto che anche Nicola mi aiuterà a raggiungere il palco dell'Ariston, perché questa è la mia missione come undicesima co-conduttrice, e quindi come vedi i miei ospiti sono tutti scelti con molta cura, molta. Brava Elisa, ma non ci hai preparato proprio niente? Un video, che so... Ma guarda tesoro mio, qua ti ripeto, ormai addirittura stanno arrivando da tutta Italia le fan e io ti volevo far vedere proprio qualcosina, guarda un po'. Vediamo. Bianca, siamo alla terza giornata del festival e io il mio obiettivo ancora non l'ho raggiunto, ma tranquilla, io sono una ragazza semplice, una del popolo, quel palco me lo merito. Come sei sobria di prima mattina. Amore, andiamo, dai. Bianca, questo non è più solo il mio obiettivo, è diventato il nostro obiettivo! È la numero uno! Ragazze, ma io mi merito il palco dell'Aris! Certo, perché sei bravissima! Hai quel quid in più! Sei la numero uno, ti vogliamo sul palco vicino ad Amadeo! Bianca, qui la situazione sta degenerando, mi sembra chiaro che io quel palco me lo merito, vado a prepararmi! Vabbè, quindi non ce l'hai fatta neanche questa volta. Nicola, aiuta Elisa Dospina a salire sul palco dell'Ariston. Assolutamente, saremo in due, io e la mia conchiglia. Siamo già amici, vedi? Grazie Nicola. Grazie Bianca. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Ciao, per le prossime serate, ma sarà un grandissimo successo come avete dimostrato fino ad ora. Elisa, con te ci sentiamo più tardi e grazie, grazie, grazie per questi splendidi super collegamenti. Super esclusiva tra un po'. Ah, scusate, mi dicono che la Dospina chiede la linea. Elisa? È salita. Mi senti? Eccoci Bianca, ho un altro super ospite, tutto il Costantino! Costantino! No. Buongiorno, buongiorno, che gioia essere qui collegato con te Bianca. Devo dire che io do ragione a Jonathan, io vorrei vedere Magalli condurre il festival. Marcello Cirillo ha detto che vuole Magalli al festival. Ciao Costa! Grazie per essere con noi Costantino, sono molto felice, tra l'altro grazie a voi, insomma grazie a voi. Stai reclutando gli ultimi concorrenti per Pechino Express, giusto, in questo periodo? Sto sondando vittime. Vittime addirittura. Certo. La tua inviata sarebbe capace, secondo te? Allora, capace vince, non lo so, la nostra inviata! Di una cosa sono sicura. Sì. In queste edizioni le curve non ci sono mai state, quindi io con Elettra Lamborghini mi proporrei in coppia. Questo è uno scoop, mi ragazzi. Mi sembra un'ottima coppia. Mi sembra una coppia ideale. Ma quest'anno abbiamo un paio di curvy. Peraltro vorrei ricordare che quest'anno parte martedì alle 21:20 l'11 febbraio, Rai 2. Esatto. L'11 febbraio e sarà estremamente divertente. Non lo dico perché l'ho fatto io, ma perché veramente ci siamo dati da fare per fare qualcosa che sia controcorrente in questo attuale clima televisivo cupo e pieno di polemiche. Ai, questa mi sembra una frecciatina. Comunque Costantino, ti volevo dire che ho notato che nel cast, tra i concorrenti insomma di Pechino, ci sarà anche Enzo Miccio. Ora, non è che per caso ti vuoi portare via anche la nostra Carla Gozzi, perché non l'avrai mai, sappilo, te lo dico. Ma ciao Costantino. C'è un segreto, Enzo Miccio, forse non tutti sanno, che è un grandissimo atleta, va in palestra tutti i giorni,
È vero, ed confermo. È incredibile, è in grandissima forma fisica. Carla, puoi confermare questa cosa? Confermo, sì, assolutamente. Poi uno scoop, durante appunto le registrazioni sul set, lui ha sempre il suo tappetino e quindi continua a fare allenamento fisico. Quindi bravo, complimenti Enzo. Cara, ma secondo te Enzo boccerà il look di Costantino? Ma no, adora Costantino. Ah, beh. Ma certo, assolutamente no. Vuoi dargli qualche consiglio prima di partire? Dunque, Enzo tesoro, ricordati che lo stile è tutto, anche quando la difficoltà si deve affrontare. E infatti proprio per questo io e Elettra partiremo solo con dei tacchi 12, quindi pensaci per la prossima edizione. Allora noi ti aspettiamo, Costantino, l'11 febbraio per fine. La nuova edizione di Pechino Express. Grazie, sicuro? Grazie per essere stato con noi. Ciao Costa. Rai 2, 21 e 20 martedì, mi raccomando. In collegamento con noi Elisa Dospina da Sanremo insieme a Junior Kelly. Siamo qui con Junior Kelly finalmente in esclusiva. Allora innanzitutto scusate, ma io devo fare una domanda. Come ti devo chiamare, Junior o Kelly? O Junior Kelly? Junior. Junior Kelly. Junior Kelly. Junior Kelly. Come Grace Kelly. Ok, come Grace Kelly. Sì. Perfetto, allora Junior Kelly. No, Junior. Junior Kelly. Ok. Allora, mi offendo. Elisa, hai delle domande per Junior Kelly? Beh, certo, assolutamente. Ce l'abbiamo in esclusiva, quindi sono la donna più felice del mondo perché finalmente posso chiederlo direttamente a te. Ci sono state tantissime polemiche riguardo dei testi delle canzoni tue, non questa di Sanremo, ma precedenti alla tua partecipazione, che insomma parlavano un po' della violenza sulle donne in maniera esplicita. Io sono una di quelle donne che ti punta il dito contro, nel senso, perché? Allora, partiamo dal presupposto che io sono contro ogni tipo di violenza, quindi lo ridico anche qui e lo sto dicendo da giorni, sono contro ogni tipo di violenza e quindi anche contro la violenza sulle donne, chiaramente. Secondo me dobbiamo distinguere la fiction dalla realtà. Noi siamo come registi, noi possiamo parlare di un film, possiamo parlare di una storia di un'altra persona, possiamo parlare di un libro e rimetterlo su una produzione musicale, ma ci tengo a precisare ancora una volta che sono totalmente contro la violenza di ogni tipo. Junior Kelly, ciao, sono Carla, fai attenzione perché di fianco è Elisa che è 1,85 m, ha un ottimo destro, stai attento a quello che dici. No, assolutamente, a me piace sempre fare in modo che le persone abbiano modo di spiegare determinate scelte e credo che quello che ci ha appena detto già mi possa bastare. L'unica cosa che ti chiedo per il futuro è, sicuramente noi donne abbiamo bisogno tanto d'amore, ne hai già parlato, parlane ancora di più, sempre di più. Sarà fatto, allora, come ho fatto nei dischi precedenti, sarà fatto anche con i miei nuovi brani, ci sarà tanto amore, soprattutto anche ci sarà anche un brano nel repack che uscirà il 28 febbraio, che è proprio appunto un brano d'amore, e quindi sempre amore, l'amore fa parte della mia vita, sono innamorato tuttora, sono stato innamorato tante volte, amo mia madre tantissimo, quindi l'amore fa parte di me. Tra l'altro Bianca, a proposito di innamoramenti, sui social network la fidanzata che è presente qui a Sanremo, Valentina, sta mettendo delle foto belle, cariche d'amore, diciamo, Andiamo e lo facciamo vedere. E siamo bene, felici, bravi, per ragazzi. Loro, scusa, Certo, Invece volevo dire a signor Kelly una cosa, perché vabbè, abbiamo parlato di questa polemica, ok, però ieri tu ti sei esibito e avevi un look che ancora una volta ha scatenato altre polemiche. Allora ti volevo dare la possibilità di spiegarci o di dirci la tua, insomma, riguardo. Beh, allora, il look è stato fatto custom Dolce & Gabbana e possiamo trovare tante reference, anche come Travis Scott su Red Carpet, se cerchiamo su Google, è una cosa che sta andando molto di moda e soprattutto è stata usata quell'imbracatura, chiamiamola così, quelle bretelle anche per tenere bene il microfono dietro, per non mettere a rischio l'esibizione, dal momento che mi avrebbe creato un bozzo dietro la schiena che in camera non era proprio il massimo della carineria, insomma. Quindi Dolce & Gabbana custom, yeah. E basta, è un allora aspetta Junior, perché ti volevo chiedere un'altra cosa, visto che abbiamo notato tutti quanto i rapper nella classifica di Sanremo siano verso le ultime posizioni, tu cosa pensi di questa classifica quantomeno parziale fino a questo momento?
Allora, io dopo tutte queste polemiche in realtà non la sto guardando neanche la classifica. Per me era importante portare il mio brano al festival, perché è il motivo per cui sono qui e per cui siamo qui noi artisti. E io penso a fare le mie esibizioni, a migliorarmi giorno dopo giorno qui al festival, e poi si vedrà la classifica alla fine, ma ripeto, è importante per me cantare il mio brano. Ma una domanda, Junior, ieri sera ti sei esibito praticamente dopo l'una, tu cosa hai fatto tutta la sera? Perché è una curiosità che è abbastanza presente, nel senso, cosa fa un cantante dalle 8 che inizia il festival fino all'una e un quarto che si deve esibire? C'ha l'ansia! Sono stato con Valentina, con l'ansia e con tutto il mio team in camera d'hotel a guardare il festival. Poi mi sono fatto una doccia, mi sono preparato e siamo andati nel camerino. Poi lì abbiamo aspettato un'altra oretta, quindi l'ansia saliva sempre di più. Ho visto la manina tremante appena hai preso il microfono, c'è stato proprio un'inquadratura che faceva così. Allora sì, Junior, io non so se tu credi all'oroscopo, però io volevo farti fare un oroscopo proprio dal nostro uomo delle stelle, Mauro Perfetti. Vediamo che cosa ci dice riguardo il tuo segno e la tua partecipazione al festival. Vai Mauro. Ciao Junior, e come avevamo anticipato ieri, le polemiche si sono sgonfiate come un palloncino. Allora, Junior appartiene al segno zodiacale della Bilancia. La Bilancia è la ricerca dell'armonia, della bellezza e del giusto, per quanto possa essere, ma può esplodere anche furiosamente quando viene toccato nel sentimento che gli è più caro, la giustizia. Ecco, wow. La sua rabbia. Grazie Mauro, grazie mille, a domani. A voi, ciao. Grazie Mauro. Elisa, noi ovviamente ti ringraziamo per questo super appuntamento insieme a Junior Calli, e ovviamente ti facciamo un grande in bocca al lupo per tutto. Ricordati, io so che c'è un regalo, Bianca. C'è, sì, un regalo che ti devo portare in studio, Da parte, aspetta, di un attimo. Eccolo qua. Da parte, sì, di Junior. Guarda un po'. Ma è la maschera. Oh, grazie. È la, grazie, maschera. Della canzone, sì, eh. È un po' mischietta adesso sono, eccomi qua. Grazie, grazie mille Elisa, e ovviamente un abbraccio a tutti e due. Noi ci ricollegheremo, grazie, insomma, più tardi, credo, con altri personaggi.